Signor Paolo, buongiorno. Buongiorno. Excibus. Sì. Parliamo di mangiare. Assolutamente di mangiare e di una, diciamo, tecnica un pochino diversa da quella che è normale, perché le nostre culture sono tutte cose sotto vuoto, bassa temperatura e condizioni un po' diverse da quelle che è il catering tradizionale. Cioè pensiamo più alla cucina che non all'aspetto estetico di quello che si presenta. Quindi facciamo una cucina innovativa che però è anche chilometro zero. Certo, certo, assolutamente. Deve essere chilometro zero, deve essere con piccoli produttori locali, deve essere soprattutto rispetto alla stagionalità, per la voglia di tornare a rimangiare quelle cose che avevano gusto. Non si deve mangiare le asparagi a ottobre, insomma, le asparagi sono ora, mangiamole ora. Senta, e come piatti comunque legati, anche se un po' rivisti, alla tradizione toscana o spaziato? Assolutamente, assolutamente. Credo la cucina toscana sia nel, una cucina molto povera che una cucina molto ricca, l'Accademia dei Medici, cose molto antiche, fino ad oggi abbia comunque sempre dato una bella corrispondenza di prodotto, cioè ha sempre saputo proporre un prodotto naturale, cioè il cinghiale sa di cinghiale, la carne sa di carne, il pesce sa di pesce. E questa è la cosa che più mi piace, senza dover andare con le pomate alla francese che poi falsano un po' tutto quello che si mangia. Senta, un'azienda che fa catering, quindi che bene o male mette a tavola 50, 100, 200 persone ogni volta, e sono persone che bene o male poi a questo catering, a questo ristorante, forse non rimangeranno più, ma riesce a fare comunque promozione per il resto del territorio? Diciamo che molti ritornano, cioè nel senso l'evento nuziale raramente genera altri eventi nuziali se non quelli presenti all'evento stesso. Gli amici che si sposano, certo, l'anno dopo, se hanno mangiato bene, possono essere dei futuri clienti. Molti dei nostri clienti sono quelli che poi hanno battezzato i figli, hanno chiamato per il battesimo, per la comunione dopo qualche annetto. No, no, c'è un buon feedback, quindi rimane attaccato un po' il cliente al carro. Gli stranieri, no, è chiaro, vengono in Italia, si sposano, fanno dei grandi commenti, dei grandi feedback su Facebook e queste cose, però dopo è chiaro, li vedi forse dopo 2 o 3 anni quando ripassano insieme. Ecco, però raccontano che a Pistoia, che in Toscana, si mangia bene. Sì, indubbiamente. La nostra regione credo sia forse in Italia una di quelle dove il rapporto col cibo è ancora più completo di tante altre. Ecco, mi incuriosisce, ma si sta sviluppando questa moda di venirsi a sposare dall'estero in Italia? Sì, decisamente, decisamente moltissimo. Noi abbiamo circa, facciamo circa 100-120 matrimoni l'anno e una 35-40 sono stranieri, in particolare nord Europa e americani, che vengono, cioè fino a 3 anni fa erano 5-6, poi sono diventati 15, poi sono diventati 30, si spera che la cosa possa continuare a crescere. Sono dei clienti fantastici, educatissimi, si prestano anche alla voglia di imparare, che non è soltanto l'evento nuziale, la cena la sera prima, il brunch il giorno dopo, è proprio divertente come situazione. Senta, ma riuscire a indirizzare la coppia, se parliamo di un matrimonio, verso il menù è facile, è complicato? Che tecnica? Sta alla nostra qualità di venditori, sapergli vendere quello che in quella stagione è ideale. Certo, ora, se parliamo di funghi e me li vogliono ora perché vogliono una cena a funghi ora, io sinceramente non te la faccio. Cerco di indirizzare o la facciamo nei tempi giusti in cui c'è il vero porcino nostro dell'abetone, oppure si cerca di pistarli comunque su altre pietanze. Non mi va di fare il fuori stagione, che si lasciano guidare. Io non ho mai avuto grossi problemi in tal senso. Ecco, piatti tipicamente toscani, non voglio dire la ribollita, ma la tagliata, ma il peposso alla fornacina, queste sono cose che il pollo al Chianti, sono cose che piacciono moltissimo agli stranieri soprattutto. Il toscano ha più bisogno del filetto con la spezia particolare o di qualcosa di un pochino più creativo, cioè non si accontenta, giustamente, per noi è normale tutti i giorni mangiare certe cose, andare a fare un evento, sia nuziale, sia di qualunque natura, e comunque andare a cascare sulla solita cosa che si mangia tutti i giorni, anche no. Ecco, senz'altro lo straniero invece viene qui proprio perché ama. È inutile che io proponga una cottura sottovuoto di un filetto
li fa sona a uno straniero che non gli può interessare per nulla, preferisce che gli proponga un peposo messo, creato con una bella coreografia nel piatto, da farlo diventare da metronziare, ma il toscano non lo fa quello. Ecco, e poi ci sono gli abbinamenti, i vini. Bella roba, quello siamo bravissimi. Diciamo qui si casca benissimo. Si casca molto bene, un po' meno sui bianchi, ma so. Un po' meno sui bianchi, sì, e sulle bollicine, sì, siamo messi. E sulle bollicine siamo un po' scarsi. Siamo messi un pochino male. Siamo messi un po' male, sì, ma sui rossi, insomma, al di là dei sangiovesi in purezza abbiamo delle belle cose. Perfetto, e poi niente, ovviamente c'è da preparare gli arredi, la tavola. Un inferno, è tutto un circo che si muove, noi montiamo e smontiamo 3, 4, 5 camion a seconda dell'evento, perché tra arredi, cucine e quant'altro, e bar, però ci piace così, un giorno qui, un altro di là. Ecco, noi al momento non abbiamo un matrimonio in vista, però ci vedremo alla Toscana in Bocca, a Pistoia. A Toscana. Vedremo di presentare un po' delle nostre ultime novità. Perfetto, quindi ci dà qualche anteprima o le Svilupperemo delle cose come cotture sotto vuoto, che anche se non sono una novità per noi, però sono una novità per la stragrande maggioranza della clientela. Di conseguenza credo che sia interessante provare a sentire certi sapori con una cucina che nasce senza sale, senza olio, in cottura, che è anche molto salutista. Credo che sia una cosa interessante per chi la prova, anche perché non necessariamente un catering fa eventi da 100, 200, 500 persone, sono tantissimi gli eventi durante l'inverno di 15, 20, 30 persone, sia qui da noi in sede che presso la casa del cliente, dove ha voglia di fare una degustazione di tartufo o di caccia, è sempre bellissimo. Anzi, quelle sono proprio veramente creazioni, sono veramente cose belle. Perfetto, allora ci vediamo dal 24 al 27 aprile. Beh, l'area espositiva alla cattedrale. Alla cattedrale, a fare la cattedrale anche noi. Benissimo, grazie. Grazie.